Dalla Cavicchi verso la vittoria. Opposto al campione d'Italia dei pesi massimi Rocco Mazzola, riconoscibile per la fascia bianca dei pantaloncini, il gigante Emiliano si riprende il titolo che aveva conquistato per la prima volta nel 1954. Il combattimento, caratterizzato più da lunghi e affettuosi abbracci che non da fulminanti diretti o da ganci al plastico, non è entusiasmante. Colpa in parte di Mazzola, che ha deluso ogni aspettativa, in parte di Cavicchi, il quale, nonostante l'aspetto da uomo delle caverne, non riesce mai ad essere cattivo sul ring. Il pubblico che gremisce il Palasport di Bologna, qualcosa di buono riesce però a vederla tra un abbraccio e l'altro. Una grande mobilità da parte di Cavicchi, che ad onta dei suoi 34 anni è sempre molto agile. E qualche tentativo da parte di Mazzola di conservare il titolo nello scrigno del suo proverbiale sinistro. Ancora abbracci che fanno tanto incontro fra vecchi amici. Qualche passo di twist che fa tanto salotto pariolino. Qualche presa da lotta greco-romana che fa tanto Giovanni Rajcevic. E qua e là, come confettini d'argento su una torta nuziale, qualche pugno. La fatica maggiore tocca senza dubbio all'arbitro, costretto a dividere continuamente i due pesi massimi attaccati l'uno all'altro come ostriche al vecchio scoglio di famiglia. Alla fine, Cavicchi viene calorosamente applaudito. Un omaggio insolito perché nella sua Bologna ha mietuto più fischi che battimani. Un ennesimo abbraccio conclude la serata. Già, come se non si fossero abbracciati abbastanza durante l'incontro.